però un tessuto di fulmine per fare un'arma che dopo 7 colpi si rompe, non ne vale il gioco. Crane, venga, venga. Ha trovato i campioni che le ho chiesto. Splendido, splendido. Cioè, Stavo se ne è messi parlando di dentro il un fazzoletto, secondo cazzo. tempo. Salve, signor Crane. È un piacere averla con noi. Ho saputo che è una persona in Bene, gamba. interessante il sangue di questa creatura. Con chi devo? Fotosensibile. È decisamente letale su un'arma, scommetto. Ma sto divagando. L'ultima dose di reagente qui e una fiala di riserva di... Oh cielo, questo tessuto risulta positivo per il virus ricombinato. Camden, sa cosa significa? La carne sperimentale ha I funzionato. campioni di carne con dosi di ceppo modificato hanno dunque avuto un effetto. Solo così si spiegherebbero tutte le varie mutazioni. Ma non posso. Camden potrebbe, ha l'attrezzatura adatta, Ma non ho ma non c'è capito però, modo perché lo di stai attivare la facendo? ricerca Per né i campioni di studiarli? Per tessuto. Potete trovare un parlare alla antidoto. radio, perché non fate così? Ci sono troppi dati, Crane, ci vorrebbero anni. Saremmo morti molto prima di finire. Acqua, acqua ovunque e neanche una goccia da bere. E se le portassi io questa roba, dottor Camden, personalmente, i dati, anche i campioni di tessuto. È una pessima idea. Crane, venire qui sarebbe incredibilmente pericoloso. Potrebbe darci una cura, giusto? Non hai idea di cosa significhi, ragazzo mio, per me, Ragazzo, per mo tutti non noi. è che siamo così giovani. La contatterò quando tutto sarà pronto. Ora vada. C'è molto da fare. Molto da fare. Ok. Ehi, Crane, mi senti? Io e Omar siamo andati a far saltare quel dito. Adesso Sì. quello è... Rahim, Questo suono era il ragazzo, mio dovevo farlo io. facepalm. Ah, sì, perché tu sei più esperto di me con gli esplosivi. Sei un cazzo di turista. Ma senti, abbiamo fatto un casino. Mava. Un casino grosso. Mava. Cos'è successo? Dove siete? Sul cavalcavia. E tra poco. Vai al deposito Treni e nasconditi. Sto arrivando. Omar, dietro di te! Dietro di te! Rahim! Rahim! Maledizione. Se succede qualcosa non ce lo perdoniamo più. Bracken. Brecken, mi ricevi? Andiamo. Sì, ti ricevo, che succede? Quell'imbecille. Sto andando a prendere Rahim. Rahim, è qui alla torre. No, due Omar sono andati a far saltare quel nido. E ora sono nei guai. Vai, vai. Cosa? Cazzo! Dove hanno trovato gli esplosivi? Gliel'ho dati io. Li ho Vai, rubati vai, da vai, avanti. Vince. Sto arrivando, Rahim. Io ce l'ho fatta. Eccomi. E mi sono leggermente buggato. Sì. Eccomi. Sì. Merda. Si mette male. Assalta e batterie. Che è sta cosa? Ah. No, è una nota. Questi sono... Rahim, dove diavolo sei? Bracken sono io. Ho trovato solo cadaveri sul cavalcavia. Non c'è traccia di Rahim. Idea di dove potrebbe essere andato. Mi ho detto di nascondersi nel deposito treni. Trovalo, intesi? Se quel piccolo bastardo è morto. No, ammazzo. Ah, questa è la zona che ho dovuto fare per fare una missione secondaria. È piena di roba. Come diavolo ho fatto a fare questa cosa che ho fatto? In teoria questo è il deposito treni, più avanti non c'è. E più avanti ce n'è un altro. Non vedi l'ora di sbloccare sta cosa? Bello. Eccolo qua. Piano, piano. Eccomi qua. Piano. Ragazzino, dove sei? Ah, oh, merda, è una zona contaminata. C'erano solo cadaveri sul cavalcavia. Forse Rahim è riuscito a scappare. Cavalcavia. No, Gli ho com'era la detto di nascondersi nel canzone? deposito dei treni, quindi c'è qualche possibilità che si sia salvato. Non me la ricordo, me la canzone. Se la risento, me la ricordo. Ok, cerchiamo Rahim. Questa è la stessa missione di quando dobbiamo cercare i Esatto, là di pacchi. sotto, tutti i bastardi. Li porterò tutti nella tomba insieme a me, Ok, Revi, ti tolgo il ban sulle armi da fuoco adesso. Dobbiamo essere abbastanza veloci. Ah, perché hai messo il ban? No, avevo, t'ho detto, t'avevo detto non farlo, quello è il mio ban. Non è...
Ah, ok. Che bello avere il fucile a doppio a canne mozze modificato. Tempesta di sabbia, bitch. Superior power. Superior firepower. Ok. Ragazzi, ho scavalcato 4 km. Ah, che palle. Quanto sì brutto. Ma ogni volta sta storia? Ok. Mi ha sputato lo schifo. La gara. Gara. Fatto. Quanti punti? Cioè, se facciamo le gare ci vinci una marea di punti. Ho vinto 1500 punti di fuoco combattimento. Crane, non pensavo di farcela. Così ho innescato le bombe. Salteranno tra meno di 5 minuti. Tu sei un imbecille. Stai sanguinando. Mi sono tagliato. Non è niente. Cazzo, piazza quelle bombe. Non muoverti, hai capito? Io torno subito. Merda. Qui nel terminal c'è l'ingresso per le fogne, vicino al muro ovest. Usa quel tunnel. Andiamo. Ci abbiamo 5 minuti, io non so neanche dove devo andare. Di qua? Dove si entra? Ah, da qua, ok. Cazzo, no, nell'acqua, dai. Nell'acqua sono lento. Una gara. Ma chi ha avviato ste gare? Non ho capito. Due minuti, sì. Quando faccio in due minuti? Devo ammazzare qualsiasi cosa mi sento. In superficie. Vedi quel canale enorme alla tua destra? Passa di lì. Ci sono già passato. Quando arrivi nel palazzo, sali sulla rampa per il piano di sopra. Devi mettere la bomba su una delle grosse colonne di supporto. Merda, levatevi dalle palle. Ma no. Mi è anche salito di livello sulle colonne. C'ho da fare, stronzi. Levatevi dal cazzo. Ma tu guarda che cazzo di... Eccola. Preparati ad andartene. Bene, la prima è a posto. Ok, fai attenzione. No. Cerca delle scale per salire al piano di sopra. Scale piano di sotto. Scale piano di sotto, scale piano di sotto, eccolo qua. No. Sì, no. Andiamo, 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 andiamo. No, non è qua. Dove cazzo sta? Sparisci. Dalle. Balle. È piano di sopra poi tra l'altro, cari. Ma già sto ragazzino di. È chiuso! Ma guarda che cazzo di missione di. Niente, non trovo la strada. Non è andata quella direzione. Ho capito, ma è tutto chiuso. Ah, scale di sotto, eccole qua. Fuori. Non ho molti colpi ancora. Dobbiamo salire ora. Non c'è un buco? No, non c'è un buco. Dobbiamo salire. Sali, sali, sali. Vabbè sti cazzi che è una gara. Basta finire la missione prima che esplodiamo in aria. Ma non c'è più la gara. Ah no? Però c'è sempre un minuto di tempo prima di morire. Non si può sfondare sta merda. Ah ecco, c'era il trucchetto. Quante erano le bombe? Due? Sì. Ok. 45 secondi. Che the fuck out. Sta manazza di cazzo di Cisua. E da chi l'ha programmata? Da dove passo? Porca puttana. 20 secondi, 20 secondi, 20 secondi, 20 secondi. Siamo morti! No, forse no, sì. È un labirinto a sto posto! Non si capisce nulla! No, niente, 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 niente. Niente, mi bloccano. No, è da qua che siamo entrati, o sbaglio? Sì. No, 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 non c'è nulla lì, non c'è nulla! Come non c'è nulla? C'è un'altra stanza. Che qua porta giù. L'avevo trovata. Di nuovo da capo. Ok, ok, ok. Possiamo migliorare. Ora però io non ho. Dove andare.
non ho colpi per la doppietta, quindi o mi copri tu. Cioè, tu sei, io dovrei avere colpi per la doppietta. Dove dobbiamo andare? Allora? Dobbiamo proseguire. Scendi giù dal tubo. C'ho anche poca vita, occhio. Mentre sono in acqua non posso curarmi. Vabbè. Dovrei riuscire a registrarmela. Vedi quel canale enorme alla tua destra? Passa di lì. Ok. Quando arrivi nel palazzo, sali sulla rampa per il piano. Ah, a sto punto entro solo io, perché Vabbè, c'ho la doppietta. No, vai. Perché io ho il rampino, quindi nel dubbio io non mi perda o debbo salire su una cosa veloce, c'ho il rampino, salto. Vabbè, andiamo. Vuoi fuori dalle palle! Ho da fare! Come ho già detto più di una volta. Ok, 2 minuti e 23. Prima è a posto. Ok, fai attenzione. Cerca delle scale per salire al piano di sopra. Mi serve un'altra colonna come la prima. Ho da fare, non volete capire che ho da fare? Ok. Ok. Jux. Sono perso, porca miseria. Ha detto piano di sopra, però. Tu l'hai trovata? No. Sì, quasi. Ok, quindi la scala. Trovata. No, okay, non entrare, vai verso l'uscita, l'ho fatto, ho trovato. Vabbè, c'ho la mappa mentale, so dove andare. Seguimi, so dove andare, seguimi. Mi sono fatto la mappa mentale. Oh, sta gara, ma non ci abbiamo tempo di sta gara. Porco due. Non mi salta. Ok, vai qua. Dove sono io? Ci sono. Ok, seguimi. Vai, ti seguo con lo sguardo. Dobbiamo scendere. Dobbiamo andare qua. Qui. Scendi nel buco e abbiamo trovato l'uscita. Sì. Ma andate via! Ci siamo! Vince cittando! No, dai! 1500 d'agilità. Il tuo piano ha funzionato! Rahim, ricevi! È vivo. Era in morto. No, è vivo, non sta preoccupando. Dice che è vivo. Ma sì. Non ho capito chi è che ha fatto partire la gara in effetti, però. Non l'ha fatto partire nessuno, è partito in automatico. Boh, ma sembra strano sta cosa. Ma è lo stesso tubo dove siamo entrati, sì. Che qua non vedo le scale. Ah, eccole. No, qua. No, è chiusa. Cosa è chiuso? Ok, qua sono le scale. Dai. Eccoci qua. Corsa contro il tempo. Vai, ci sono! Rahim! Sono io! È fatta! Non c'è Rahim! Rahim! Avresti dovuto vederlo! Ma c'ha paura, no? È venuto giù tutto il palazzo. No, si è trasformato. Non ci credo, dai. Rahim, sono io. Amico, sono io. Sono qui. Oddio. Rahim, fermo. Ah, cazzo. Mi ha dovuto spezzare il collo. Meno male che era un taglio. Fra un cazzo di morso. Oh, stupido ragazzino. Rincoglionito. Tremendo. No, Jade. E mo che io lo dice a Jade. Vabbè, ma mi dicevi che sta succedendo? Una merda, porca puttana. Porca Rahim. Puttana. Rahim è morto. Cazzo. Torna qui e non dire niente a Jade per ora. Dio caro. Mado. Purtroppo in sto gioco non mi ricordo neanche il finale perché non l'ho mai finito, quindi so il finale del DLC ma non so. Non ci credo. Ora che faccio? La cosa peggiore, l'hai ucciso tu. Devo tornare alla torre e pensare a cosa dirle.
Porca puttana, ero un ragazzino. Che due coglioni. Sembra uno di quei film di guerra dove il ragazzino appena arruolato incontra il veterano e gli dice: sono pronto a combattere, signore, e poi muore. Ah, bene. Di male in peggio proprio. Vero. Proprio l'atmosfera, cioè, da triste. Ah, se fossi in te non gli direi niente. Andiamo dalla Ah, sarà tosta, molto tosta. Mo' ci spacca la faccia, sì, eccolo. Questo ci dà... ci darà un cazzotto. Ho dovuto ucciderlo. Era troppo tardi, si era trasformato. Non ho avuto scelta, lo giuro. Arriba. Era anche il migliore che avevo. O se dall'alcol o se dalla droga, uno delle due. A volte mi faceva davvero incazzare. Ma gli volevo bene come un fratello. E poi è lui che ci ha insegnato. Un altro fratello morto. Mi sono fidato. Gli avevo dato quegli esplosivi. Cristo, forse se non lo avessi lasciato là, sarebbe ancora vivo. Orca puttana, che situation! Aspetta. Che situation! Dalle del tempo, deve metabolizzare. Ma non è una ragazza da metabolizzare? Vabbè, ma che situazione di merda. Che situazione di merda. Qua non finisce più sta missione. Stiamo arrivando veramente al... Allora, soccorri, bisogna soccorrere... Difendi... Ah, sì. Armi a tutto spiano qua. Ti lascio il via libera. Anche perché qua ce ne saranno una marea. Guarda che cazzo hanno fatto. Penso io. Fuori dalle palle. Fuck it! Sono di pessimo umore. Fuori dalle palle. Io. Anche tu. Ti tiro una macettata in faccia. E il problema non è che sono loro, il problema sono i zombie che arrivano. Dov'è il dottore? Dottore? Cazzo, gli hanno distrutto tutti i campioni pure. Dentro non c'è nessuno, hanno preso Zerre e se ne sono andati. Ma sei vivo? Ma come trova il dottor Zerre? Di notte? Corri, corri e non ti ferma mai. Oh merda. Brecken, Zerre è stato rapito, il suo camion è in fiamme. Merda, vedi cosa succede a fare cazzate con Raiz? Non avreste dovuto colpire quella scuola. Parla con Jade. Un grosso gruppo di banditi di ritorno alla base di Reis. Devono aver portato Lizer. Vai là, trovalo e riportalo qui vivo. Capito? No, conoscendo la nostra fortuna sarà già porca puttana. Corri, corri, corri. Senta. Mi sono finito in bocca lui, incubo. Proprio in bocca. Un attimo. Ouch. E vaffan... Ce l'ho io, allora, tanto la sfida che ho dovuto avere. Un attimo solo, un attimo. Venite qua, stronzo, seguite a me. Seguite a mia. Faccio resuscitarlo adesso. Niente, è morto, vabbè. Ok, eccomi. T'ho provato a salvarmi, te sei morto prima che ti raggiungessi. Vabbè, arrivo. Ok. Ma proprio di notte poi tutte ste cazzo di missioni, porca troia. Incubo. Ho visto. Tanto c'è un rifugio qua accanto, se ci becca sti cazzo. Quanto è distante sta cosa? Se, santo Dio, dall'altra parte della mappa. Che situazione di merda. Sta da tutta puttane. No, non mi vedi. No, sono invisibile. Non mi vedi, guarda.
Ma visto a me non ci credo. Vieni qua, stronzo, c'ho una bombola. Mica salta in aria quella stronza. Sbrigati, Crane. Dobbiamo salvarlo. Non ti ferma, non ti guarda indietro mai. Ti paro il culo io, ti paro il culo io, non ti sta a preoccupare. Sono morto. Non te ferma, vai, tanto. Non posso, ho finito la stamina. Non si pietardi per allontanare i razzi. Porca puttana, è vero, se dovevo muovere insieme. Cioè i razzi, io c'ho i razzi potenziati. Sono riuscito a scappare. Cioè i razzi, io c'ho i razzi potenziati, c'ho. Sono arrivato. Io però. La base è sigillata. Ma io non vedo niente. È stata una gara. Non penso di riuscire a entrare. Prova un altro ingresso allora, magari sul retro. Ma non correre. Io non ti vedo. Ah, ok. Dico. Io sto facendo fuori il nemico. Sto facendo fuori io. Ah, ok. Oh, ancora non è morto. Preso. Bel lavoro. Il giallo è così fuori moda. Bene, l'ingresso è qua. Qua. Ci siamo. Il giallo è così fuori moda. Perché? Che ne so. Questi se truccano dei giallo e nero. Dio, che squadra è giallo e nero cosa? San Nicola, no, che cazzo. San Nicola, perché sta parlando al telefono questo? Perché stai chiamando il GRG? Parla Crane, mi servirebbe davvero un po' del supporto del GRE. Spiacente, agente Crane. Qui è il Ministero della Difesa. Cazzo, che sta succedendo? Cos'è successo al GRE? La posizione del GRE è stata ridotta. Comandiamo noi ora. E Arran è stata dichiarata un bersaglio prioritario. Merda. Aspetti un attimo. Non potete bombardare a tappeto questo posto. Ci sono ancora centinaia di innocenti, forse migliaia. Irrilevante. Dobbiamo proteggere miliardi di vite. Se ne rende conto, vero? Certo, sì, uccidiamo miliardi, migliaia per salvare miliardi. Che sta lavorando a una cura. Vaffanculo, va. Ho visto i risultati, se bombardate la città. Ricevuto. Le possibilità che uno scienziato in una città in rovina ottenga risultati utili sono pressoché nulle. Ma a 48 ore. Meglio di niente. Ti ho curato, mi ha dato anche dei punti sopravvivenza. Aspetta che mi voglio cambiare il fucile a posto di qualcos'altro, perché non ho colpi. Non c'ho neanche una pistola, in effetti, io. Mi metto questa accetta qui. Sto cane che abbaia da me, adesso lo uccido. Sti cazzi che è un pastore tedesco. Merda. Cioè, prima l'ambulanza. Forse usando la forza. La usa la forza, Revi. Forzuto tu sei. Siamo pompieri. Ecco fatto. Dovrebbe starci una. Attento, una. Ci penso io. Non sparare. Ah, ok. Che stai. Dropshot. Preso. Ancora vivo. Ancora? È diventato un po' cospino, no? Coltelli da lancio. Sul tavolo c'erano coltelli da lancio militare. Cane, ti do un motivo per abbaiare se non smetti. Io amo gli animali, però. Che cazzo. Guarda, altri coltelli militari. Cioè, noi dobbiamo in 48 ore trovare il dottore e portarlo indietro. Vago, vivo. Va. Aspetta. Beh? Ah, ok. Oh, dietro di te, dietro di te. Uno. Due. Ce n'abbiamo un altro dietro di noi. Tre.
Madonna, il mio l'ho ucciso con un colpo. Ah, beccare questo macete. Robin Hood, che vuol dire? Mi è arrivato un trofeo. Dopo lo leggo. Credo uccidi... No, credo uccidi tipo 20 nemici con... di fila. No, 20 nemici con le frecce. E smette di cambiare frecce, sì. Boh, mi manca solo una freccia con un guantone da box. Sei, vecchio mio? Su una freccia e divento veramente freccia verde. Quello classico però, non arro. Dietro al coppino proprio. Dove vuoi andare, ragazzino? Ti ho preso per la collottola. Beh, qui è dove, dove c'era quel bastardo. Karim. Lì. Karim non era proprio bastardo. Ho trovato Zera all'interno. Il palazzo sembra vuoto. Merda. C'è un livello sotterraneo, forse è là sotto. Ah, c'è... Oh, c'è una cassa bianca. Vediamo. Oh, buona. La domanda è, ci riuscirà? Si frullerà? Ok. No, è più a destra. Di quanto però, porca miseria. Non ho dovuto muovere per niente, cioè. Ok. Oh mio Dio. Spada corta sacrificale il re. Quanto fa sta spada? 278. Minchia, il re è quella potentissima che ti potenzia tutte le statistiche di 2. Silenzio. Ok, volete litigare in questa maniera? Volete... Aspetta, fammi interloquire con loro. Pensi di essere veloce? Testo di, fammi interloquire con loro, te li stai ammazzando tutti tu. Ma lasciamene qualcuno. Sì, prendetemi. Sembro leggermente Rambo con quest'arma. Prossimo. Ah, sì, ecco. È esploso in 1000 pezzi. È zoppato in aria, letteralmente. Aspetta. La cosa buffa è che mi sto uccidendo da solo. Vieni qua e te curo, va. Una carabina della polizia che... Ah, non sei sicuro da solo, d'accordo. Non ne avevo i medikit, ne ho tanti. Perché sta cosa non lo fa con tutte le porte chiuse? Si calmi, dottore, sono io. Crane, grazie al cielo. Ascolti, è importante. La mia vita è in pericolo. Questo è chiaro. Ma la mia ricerca non deve morire con me. Se la caverà, dottore, ma ora devo tirarla fuori di qui, quindi abbassi la voce, per favore. Oh, sì, va bene. Ma capisce, la mia ricerca deve arrivare al dottor Campbell. Ecco perché ho dato i pacchetti a Jade. Tu, lei ha fatto cosa? So che aveva detto che li avrebbe consegnati lei, ma Jade era lì e il tempo stringeva. Merda. Dottore... Merda. Lo so io che sta per succedere. Ma è così? Basta un po' di falsa speranza per Tronzo. Parlare il buon dottore. Provami Scorpion a tutti i costi. Con piacere. E questi due? Cosa ne facciamo? Non la troverete mai. Mai. E io non parlerò mai. E adesso tanto t'ammazza. Non ho bisogno che lei parli, dottore. Voglio impedire che lei scappi. Ecco. Bastardo, è solo un vecchio. Soccorrete il dottore e portate Crane nell'arena.
E adesso c'è un bellissimo momento che io chiamo siamo nella merda fino al collo, ci abbiamo un gigantesco zombie appresso. Tu dici? Sì, lo so perché la so sta parte. Hai presente su Dead Island l'assassino? Oh, cazzo. No. Quelli nerboluti, grossi, che si muovono lentamente. Una serpe nell'erba. Che salta, che strillano in continuazione. Devi prendere uno di quelli e ci devi aggiungere un demolitore. Sì, perdi il controllo. Del resto è quello che riesce meglio a voi americani. Sei io. Niente male. Sei tanto così da tagliate la testa. Ancora. Solo perché sei armato. Che figlio di puttana. Ok, i suoi soldati ammazza. Bello. No, perché adesso... Sì, signore. Adesso a te a chiamare i zombie con i cadaveri, no? Il sangue. E noi siamo dentro un'arena con tutti i zombie. E quello era il simbolo dei cosi, degli sviluppatori. Non è che c'è un'arma nascosta qua dentro? Vedi quel muro dove c'è quel quadrato? Quello è il simbolo dei... Vorrei che... Che gara! Mannaccia! Chi è che tocca? Siamo senza armi! Siamo senza armi! Trappole, ci sono le trappole! Oltre che qua c'è un tubo. Sono delle cose a terra! Sono delle armi che ti danno. Io ho trovato un tubo. Un po' stupide, ma sono comunque delle armi. Ci sono le trappole, guarda, ci sono le trappole. Ok, uno è morto. Ok, le consigli della lancio fai da te. Che hai fatto? Coltello finito di dare. Vabbè, non mi servono queste armi, a me mi bastano anche le trappole. Maledetto. Ma si così shottano, ma li vorrei sempre. Così perché non ci sono le nostre armi da nessuna parte? Non è che sono tipo nascoste. Beh, ce l'hanno tolte, ha senso. No, nel senso che ce l'hanno nascoste. Petardi. Ma deve avere già 7 kill tu. I coltelli da lancio shottano e li ho lanciati dentro la trappola. Oh no. Alle spalle. Oh, è poca vita. Non possiamo curarci, eh. Barra sbriciolata. Ok, uso questa barra sbriciolata, mentre corro un pochino. Sì, perché c'è pochissima vita. E c'è un Renna che ti sta inseguendo da un pezzo. È sparito? Lo so, lo sto cercando di infilzare ma non funzionano. Non ce l'hanno con me. Ok, uno è morto. L'altro è impalato. Serve un'arma migliore. E ci servono medikit soprattutto. Pezzo di metallo. Aia. Oh, cazzo. Come sei? Mi ha morto. Non te vedo, è quello il punto. Sei già morto, no, da me. Sono morto. Infatti... automaticamente. Sì. Che cazzo è successo? Ho fatto una. Ah, sei stato tu? Che sarai già un cadavere. È la prima volta che provi a controllare il tuo destino, Crane. Temo che sia troppo tardi. Niente male. Posso creare un medikit? Non posso creare un medikit. Posso creare dei grimandelli. Vabbè, prendere il macete, mi sa. Ecco qua. È un macete. Questo è il macete di Takir. Eccolo. E mo che famo senza armi, senza medikit? Se ci tocca ci ammazza. Chi è che manovra quella crew? Chi è quel dilettante? Porca puttana, è grosso. Innanzitutto occhio se stai. Vabbè. Non gli è sta vicino. Sì. E ti può lanciare i sassi, può lanciare proprio i pezzi di cemento. Bello.
Se avessimo altri di quei pugnali. Non gli ho fatto niente. Come niente? Ah, ok. Che poi non è un macete, sono delle forbici tagliate queste. Ehi, bastardo, piatela con me. Vieni qua. No, io ho preso. Faccio un macete. Vieni, qua. vieni. Ho trovato il maniera. Bisogna farlo andare a sbattere contro le trappole e le trave e si stordisce. Dov'è? Avanti? Eccolo, ce l'ho io. Credo di avere io l'agro. No, ce l'hai tu. Vieni verso di me. Ok, gli hai tolto l'armatura. Ma non gli ho fatto niente. Gli hai tolto l'armatura. Vieni verso di me, così lo facciamo parlare. Uè. Ma è morto? No. Gli abbiamo tolto il punto debole. Dai, carica. No, non lanciare i sassi. Non lanciare i sassi. Ok. Carica. Meno male che è stupido. Akatoro, dai. Andale, mio amico, andale. Ti becco così si incazza. Ti becco così si incazza, vai. Ma attenzione. Vai. Ma che bastardo. Vai, io abbiamo tolto l'armatura. Ma io c'ho uno spirito di vita. Carica, vai. Bravo, amico, bravo. No! Via da lì. Adesso. Quello sta evitando. Ha creato uno scaffone. Io ho 45 di vita. Vai! Oh, morto. Sono anche di quelli piccoli. No, dai, che figlia di puttana. Sono morto. Rianimo. No, sono morto anch'io. Ma spero non ce lo facciano più uccidere. Vuoi ricominciare da capo? Ma può essere, guarda che. Sì, ma che cazzata, senza mediti. A meno che ne so, trovi che ne so, per terra della roba. Ok, no. Ah sì, stronzi, venite. Gira tondo. Gira. Dobbiamo eliminarli tutti ora. No, dice sopravvivi, quindi possiamo anche tipo. Quanti cazzo siete? Merda. Invezione. Sì, non abbiamo preso l'antizio troppo. Davvero divertire i miei uomini. Peccato che sono. Barcollo tutto. Esibizione. Servirà soltanto a ritardare l'inevitabile. Ma fanne buon uso e non dire che non ti ho mai dato niente, Crane. Cioè? Medikit, sì, ci dà un medikit. Dove? Cosa? Ah. Guarda, immagino che c'è sta un cazzo dentro. Le tue capacità non mi sorprendono più, Crane. Il GRE seleziona bene i suoi agenti. Oh, cazzo. Passate la piattaforma. Lui sapeva da boh che era del GRE, da sempre che lo sapeva. Era in contatto col GRE. Getta l'arma. Arma poi. Il caos, Crane. Il caos è l'unico vero ordine delle cose. È pura follia fare finta che non sia così. Permettimi di dimostrartelo. Basam, si senti? Forte e chiaro. Pubblica il file. Subito, signore. Ed ecco fatto. Inviato. Hai appena condannato migliaia di innocenti. Ecco cosa cazzo ti porterà il tuo caos. È quello il caos. Non sai cosa c'era in quel file, vero Crane? Questo conferma la mia teoria. Il GRE vuole usare il virus come arma. Ma quello si sapeva. Si sapeva subito. Il profitto, non le vite umane. E seguendo le loro regole e leggi, sei diventato la loro scimmietta maestrata. Sei patetico. Ti ammazzerò molto volentieri. Ammazzatelo. La Madonna. Piccola vendetta, stronzo. Questo è il virus che entra in circolo, no?
È tipo Dead Island, no? Dottore, forza, andiamo. Ma che sfiga di merda! Crane, salva queste persone. Non meritano tutto questo. Non è una torcia, è un flare. Quel pazzo si sta cauterizzando la mano. Te la potevi far riattaccare, bastardo. Mi spiace, dottore. Era proprio fatto necessario dire mi dispiace, dottore, che era già morto. Gli aveva chiesto di... Adesso dobbiamo scappare, Non ti ferma proprio a combattere. Medikit usalo solo quando c'hai pochissima vita. Porca troia, l'ho preso un pieno. No, non vale. Non vale. Sono maledetto. Guardalo. Solo perché ho cheatato prima. Aia, aia. Perché li soppia tutti io i colpi, tu no? Aia! Ci è mancato poco. Oh, li soppia tutti io davvero. C'ho già 68 di vita. non te posso... Vabbè, non sei morto sul corpo. Accidenti. Ah, c'era l'acqua, meno male. Questo tutto. Salgui, sali. Crane, per l'amor di tutto ciò che è sacro. Si ferma. Crane, non ti serve respirare. Corri. Questa è l'uscita. Eh sì. Dove devo andare? Ah, qui. Devi scendere giù dall'ascensore. Gara storia terminata. Ok, sono all'uscita. Più o meno. Ah no, non è sopra, è sopra. Come sopra? Ma che cazzo? A me mi indica la... l'uscita sopra. Ma che cazzo? È che la macchina? No, non è la macchina. Ma che cazzo? Aspetta. Ah, qua! Ah, ok. Oh, sono rimasto incastrato, ok. Eccomi. Certo che adesso la storia ha preso una bellissima piega proprio. Proprio di quelle proprio, altro che bel finale che ti esce. Ho trovato una via d'uscita dall'arena. E ora devo riportare il culo da Brecken. A zero. Zero è morto. L'unica nota positiva è che ha detto di aver dato i pacchetti di ricerca a Jade prima che Raiss lo rapisse. E io adesso so che cosa succede. Le cose continuano a precipitare in un abisso bello bello profondo. Rieccoci. Vedi le droghe? Don't do drugs, kid. Io continuo a dirmi che c'è un punto abilità serpe appostata. Ok. Non so dove mettere questo punto abilità, quindi lo metterò nei mercanti, così pago di meno la roba. Corri alla torre. E non posso, non corre. Adesso sì. Ok, ci sono tornate le armi? No. Cioè, mi stai dicendo che ho perso le armi, tutte le mie armi per sempre? No, no, possiamo recuperarlo nel rifugio, credo. Però, è normale a te che a me non mi corre? No, pure a me non mi corre. Cioè, corri alla torre. No. Sto facendo una passeggiata. Di nuovo, no? Già. Sta intensificando la malattia. Se passiamo qua dovremmo tagliare in teoria. Ah ok, mi sta tornando la stamina. Ok, no. Che cazzo vuol dire sta cosa?
Cioè, cosa me la devi fare la stamina se poi... La mia testa! Cioè, questa è una passeggiata, non è una corsa. Vuoi fuori dalle palle. Ok, io non ho un medikit, quindi la cosa peggiore è qua. Oddio. Praticamente ogni volta che ho la stamina al massimo mi dico. Zer è morto. Che è successo? Video. Non me lo ricordo. Siamo svenuti? Dove siamo? No. Dove mi trovo? Ho dovuto nasconderti al molo. Metà degli uomini di Raist ti cerca. Non so cosa tu abbia fatto, ma sono sul piede di guerra. Io ho mozzato la mano a Parlare con Jade. Zer le ha dato le ricerche. Le ha portate a Camden. Non ci ha provato. Camden ha detto via radio che gli sgherri di Raist l'hanno trovato. Così ha tirato dei mordicarne nel laboratorio e poi si è barricato. Ora è in trappola. Poi abbiamo perso il contatto. Non lo sentiamo da allora. Vado a cercarla. Come voleva entrare? Quella parte della città è bloccata. C'è un gruppo, i Salvatori. I Salvatori. Clandestinamente. Hanno un ritrovo al bar di Nico nel calderone, vicino all'autostrada. Il contatto si chiama Chen. Hai abbastanza runner per i rifornimenti aerei? Non vediamo lanci da 36 ore. Non ce ne saranno altri. Il tempo stringe, Crane. Sto cazzo. Va bene. Non so se riuscirò, ma farò di tutto, puoi contarci. Sai, molti al posto tuo si sarebbero già dati per vinti. Sì, hai sì. Tutto il mio rispetto. Buona fortuna. Sì, sì. Digli che sei del GRE, li hai fregati fino adesso. Crane, ecco il tuo equipaggiamento, prendi. Con i saluti di Karim, vedi? Ok. Ok, direi che... Aspetta che mi tu... Sono zaino pieno? Sono zaino pieno. Quanti tubi del gas avevo? Allora, recuperiamo tutto. No, come non ho slot lib? Vabbè, lo farò un'altra volta. Dunque, concludiamo qui questo video.